Bentrovati amici di Hellas1903.it, ciao Matteo. Ciao Andrea, ciao a tutti. A commentare una delle rare sconfitte in questo campionato del Verona, per la verità, Matteo, bisogna separare quello che è il cammino del Verona dallo strepitoso cammino interno, dove il Verona non ha sbagliato una partita e le ha vinte tutte, a quello esterno. È vero che si sono incontrate squadre molto forti, Juventus, Roma, Inter. È vero che ieri si è perso a Genoa ed è la quarta sconfitta. Un'analisi, Matteo, su questa situazione, che naturalmente continua a vedere un Verona in straordinaria posizione di classifica, che però ieri ha avuto questa battuta d'arresto. Sì, non, il risultato di ieri non va ad alterare quella che è la valutazione di una marcia strepitosa del Verona in questo campionato. Sesto, se, come di 2 punti, gol e spettacolo in tante occasioni. Ieri lo spettacolo se ne è visto poco. Il Genoa si è preso un intero bottino, faticando anche relativamente. Partita che all'inizio è stata equilibrata, poi sbloccata di fatto da degli errori piuttosto pacchiani da parte della difesa gialloblu. Purtroppo in trasferta non è una novità, ecco, che si incappi in sbagli di questo tenore. Parlano i numeri: 5 gol subiti in casa, ben 14 invece in trasferta. E la difesa esterna del Verona è la seconda peggiore della Serie A alle spalle del solo Catania, quindi vuol dire che qualcosa di diverso c'è. Mi sembra di essere come il vecchio catalano, no? Delle obietà Sicuramente. delle televisive, però Se vogliamo, i numeri sono questi. abbiamo così ricordati i 3 anni di Mandorlini, è un po' il leitmotiv. Mandorlini ha saputo veramente trarre tantissimo, no? Dalle gare casalinghe. Si sta avverando anche in Serie A, al di là di ogni aspettativa, e evidentemente qualcosina va sistemato fuori, anche perché è un Verona che altre volte è abituato ad iniziare magari con dei primi tempi così così, ma in casa poi riesce ed è riuscito a cambiare rotta. Ecco, in trasferta ieri forse poi la reazione è stata piuttosto tardiva, anche se comunque il portiere del Genoa è stato molto impegnato nell'ultimo quarto d'ora di gara. Matteo, comunque chiaramente è un Verona che saprà, speriamo, trarre naturalmente insegnamento anche da questi episodi e da queste partite, e che avrà 2 settimane di tempo per prepararsi alla gara con il Chievo. Ricordiamo, Verona-Chievo, quindi Verona giocherà in casa, e avrà tempo di prepararsi per una gara che è veramente importante. Non lo diciamo solo per quello che è l'attesa della città per questa gara, ma perché ci sono molti significati. Non entriamo in casa di altri, ma ecco, soprattutto per il Chievo diventa una gara decisiva, importantissima per il futuro dell'allenatore, della squadra. Insomma, è un Verona che non può sbagliare questa partita. È una stracittadina, si chiamano così, anche se poi è sempre sui generis, ecco, il Verona Chievo per tradizione, per quella che è la storia e l'evoluzione dei due club, non si possono fare paragoni con altri tipi di realtà. Ma È una stracittadina molto moderna, Matteo, nata negli anni 90, in verità, sì, insomma, no? fatto sì, no, voglio dire, una rivalità con tutte altre tradizioni rispetto a quelle che si trovano altrove. Però partita attesa, partita che per definizione i derby sfuggono ai pronostici, quindi non si può pensare a fare un calcolo sul Verona che ha 16 punti più del Chievo. È molto presto ancora per parlare di determinate situazioni, perché mancano pur sempre 10 giorni. Ci ritroveremo su questi schermi in fase di introduzione, ecco, di Sicuramente. questo evento. Ed è un Verona che, però, come dici tu, la gioca in casa per ora sono 6 su 6. Ci sarebbe la possibilità di far segnare con un successo un record assoluto, perché per ora, appunto, le vittorie interne, il filotto è pareggio a quello di Alberto Maresani con l'Elas 2001-2002. No, sono tutti ragionamenti numerici che valgono quel che valgono, ossia a questo momento zero, li facciamo tra di noi e aspettiamo che
si arrivi a questa gara, intanto il Verona inizierà a prepararla già da domani con il primo allenamento, poi ci sarà un amichevole con i romeni del Petrolio Blu Jesti. Giovedì, tante vicende da passare sotto la lente in questa decina di giorni che ci separano dal derby con il Chievo, noi siamo qui. Naturalmente a seguire giorno per giorno appunto il cammino del Verona verso questa gara così attesa che vedrà naturalmente un Bentegodi gremito sabato 23 di novembre alle ore 11, ma insomma 18, alle ore alle 18, 11, cioè, come siamo in Inghilterra, alle facciamo i derby. 11, alle 11 è dura, abbiamo giocato alle 12 e mezzo però alle 11 ancora non ci si è arrivati. Grazie a Salius che ci ospita questa sera, ci vediamo al prossimo video ma ci leggiamo con le nostre notizie su Hellas1903.it. Ciao a tutti! Presto, ciao.